Buongiorno Davide Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Caro Davide, partiamo dando un'occhiata ad alcuni dei tanti, mille titoli dedicati ad Andrea Camilleri, anche in omaggio naturalmente a questo straordinario scrittore a cui abbiamo dedicato le ultime 24 ore di linea diretta. Devo dire, è stato molto molto bello, bellissima quest'ora intera poi che abbiamo potuto passare di fatto in sua compagnia. Ricordiamo anche le origini siciliane, orgogliosamente siciliane, di Davide. La Repubblica, un titolo molto bello, Montalbano siamo. Il Corriere della Sera, tutte accompagnate da fotografie, quindi fotonotizie. L'ultimo cantastorie per il Corriere della Sera, ma ripetiamo, la lista è pressoché infinita. Davide, ovviamente, se vuoi aggiungere qualcosa poi in apertura su Camilleri, ne siamo felici, visto, lo ripeto, anche le tue origini. Ma comunque partiremo proprio dalla Repubblica, perché alla Repubblica ha scritto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte una sua lettera, io non ambiguo se ci sarà la crisi, una lettera che, al di là poi dei contenuti, ci accennerai, certifica in qualche misura, se ce ne fosse stato bisogno, le tensioni a livello di strappo ormai fra i due partiti della maggioranza. E beh, che sono molto forti, perché questa lettera che manda il Presidente del Consiglio a Repubblica è molto significativa, dice diverse cose. Intanto ricorda che lui aveva fatto un accordo con la nuova Presidente della Commissione Europea, anche per il Commissario italiano, e dice la Lega lo ha fatto saltare, ha deciso di votare contro, adesso vedremo cosa succede. Ma in particolare dice due cose. Una, io andrò alla Camera, al Parlamento, a riferire sulla questione della Russia, dei contatti, le cose che sono emerse, e dice questo intervento letterale sarà l'occasione per ribadire al Parlamento la nostra collocazione geopolitica e per confermare la mia più elevata sensibilità, eccetera, eccetera. E questo lo dice contemporaneamente al fatto che sul Corriere della Sera esce un'intervista a Salvini, il quale dice questa cosa russa è tutta una roba che non sta in piedi, non è vero niente, eccetera. Intanto ribadisco il fatto che Putin è un grande capo di governo, capo di Stato, e bisogna togliere le sanzioni alla Russia, cioè per l'esatto contrario di quello che ha sostenuto il governo italiano, è quello che è la posizione del cosiddetto alleato occidentale, gli Stati Uniti, fino a prova del contrario, quindi in qualche modo il contrario di quello che dice Conte. Poi sulla questione dei sindacati, siete ricevuti al Viminale la convocazione. Dice letteralmente il Presidente del Consiglio, ho già chiarito che ogni iniziativa compiuta da una singola forza politica perseguita separatamente è pienamente legittima, non può sostituirsi al pieno contraddittorio, eccetera, eccetera. E mica tanto, perché se l'incontro al Viminale convocato dal Vicepresidente del Consiglio viene declassato a iniziativa di una forza politica, al di là di ogni considerazione di tipo politico, si pone, è come se stesse accusando Salvini di un reato, perché se io organizzo una riunione politica del mio partito al Viminale con le parti sociali, a parte tutto, anche il caffè che offro diventa peculato. Cioè, capisco le differenze, oggi sul Corriere della Sera c'è un'intervista, l'ho già detto, a Salvini, ce n'è un'altra a Di Maio. No, capisco il fatto che ciascuno voglia marcare il proprio terreno, però qui siamo di fronte non solo a un governo plurimo, cioè con diverse linee politiche, ma in totale guerra fra di loro. Questo forse potrebbe essere un po' troppo. Buona giornata delle Grenzi, Giuliani, Diaco e Davide Giacalone. Davide, pagina 10 e 11 del quotidiano La Verità, diretto da Belpietro. Allora, tutti ricorderanno il modello Riace, il sindaco Lucano, il suo modello di accoglienza, le indagini in corso, gli arresti domiciliari e tutto il resto. Allora, va avanti l'inchiesta. Il geniale modello Riace, migranti pagati per fingere di lavorare. Questo è il titolo che ne fa La Verità. Nell'occhiello si legge, nelle carte delle Fiamme Gialle c'è la mangiatoia, dietro la propaganda. Il sindaco vede ma fa finta di niente, sto zitto perché mi danno i voti. Ma poi c'è un pezzo di spalla di Fabio Amendolara che ci va giù abbastanza pesante. Il titolo è Lucano furioso contro gli sbirri. L'ex primo cittadino spese i soldi destinati ai centri migranti per pagare una manifestazione a suo favore dopo le prime perquisizioni in comune, e con un amico si lamentava del prefetto e della guardia di finanza. Certo, ne esce una fotografia, Davide, inquietante.
Sì, io aspetto la fine dell'inchiesta e il processo. Questa inchiesta su Riace sta esattamente sullo stesso piano dal punto di vista formale delle perquisizioni ieri della Guardia di Finanza a casa degli uomini della Lega per le questioni russe. C'è un'inchiesta e c'è naturalmente l'inchiesta ai suoi tempi. E ci sono i giornali che a seconda delle simpatie pubblicano questa o quella carta. Non mi entusiasma pari a zero. Ricordo che a Riace si è votato recentemente, hanno votato gli altri, quindi almeno su questo, diciamo così, l'equazione è sbagliata. Davide, andiamo invece a questo codice rosso, è un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani, è diventato legge, si parla naturalmente di giustizia più rapida per quanto riguarda le violenze di genere, ci sono anche nuovi reati, la ministra Bongiorno ha detto che era il massimo questo che si potesse fare e a questo punto ci dovrebbe essere più sicurezza e protezione per le donne appunto vittime di violenza, ma sarà così? Allora, se fosse così saremmo tutti felici, e se sarà così, perché è stato appena approvato, neanche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quindi non è che se ne possono trarre delle esperienze, quindi se sarà così saremo tutti felicissimi. Però se i titoli dei giornali sono adesso la giustizia più veloce per i casi di donne, in che significa? Significa che il magistrato deve entro 3 giorni è tenuto a sentire la persona che fa la denuncia, che si dice vittima di uno di questi reati. Bene, entro 3 giorni. E se non la sente entro 3 giorni, che succede? No, perché il nostro codice di procedura è pieno di termini di questo tipo, solo che sono termini ordinatori. Ora, siccome se non la sente entro 3 giorni, sente il quarto, il quinto o il trentesimo, e suppongo che l'inchiesta vada avanti comunque, e del resto se è stata presentata una denuncia, evidentemente la cosa deve andare avanti comunque, che fanno? Prendono a scappellotti il magistrato, ne dubito, toccherebbe al Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè una declamazione. Poi l'altra cosa, leggo sul Corriere della Sera, violenza sulle donne, pene più dure, sfregi e porno vendetta sono reato. Ma perché gli sfregi prima non erano reato? Cioè l'acido in faccia prima non era reato? Ma come, abbiamo commentato, abbiamo visto sui giornali che sono stati arrestati e condannati giustamente 2 persone, di cui uno, la ragazza, era pure incinta, ha partorito durante la detenzione, le hanno portato giustamente via il bambino. Tutto questo non era reato prima, sono aumentate le pene, cioè si aumentano le pene. Però, per la miseria, che l'aumento delle pene non sia un deterrente ai reati lo scrisse e lo chiarì Cesare Beccaria, e suo nipote tal Alessandro Manzoni raccontò quanto potessero essere efficaci le gride, cioè il dire questa, cioè adesso c'è la nuova norma, prima è tutto cambiato, adesso è più punito, solo che le gride erano talmente tante che a un certo punto si perse il conto di cosa ci fosse scritto. Vedo che l'Italia, insomma, diciamo così, ha una propensione a praticare sempre la stessa cosa. Detto ciò, spero che il codice rosso dimostrerà che io mi sbaglio totalmente e che invece funzionerà. Prima di fermarci per pochissimo, taglio alto del Corriere della Sera, ma lo trovate anche in tanti altri quotidiani. Stati Uniti, cade l'accusa di molestie contro l'attore Kevin Spacey. Ora, attenzione, ricordatemi tutto quello che è accaduto. Il sistema americano è profondamente diverso dal nostro. Perché cadono le accuse? Non perché l'accusa le ritira, ma perché non hanno più il testimone. E quindi l'accusa dice: non abbiamo più modo di sostenere l'accusa. Comunque sia, un uomo che è stato, comunque la si pensi, triturato letteralmente da questa vicenda, da oggi non ha più nulla da temere penalmente. Buongiorno a tutti da RTL 102.5. Prima di tornare da Davide Giacalone, a proposito di Maradona e Pelé, dalla prima della Gazzetta dello Sport, una domanda, come dire, esistenziale. Lukaku, con un bel faccione dell'attaccante del Manchester inseguito dall'Inter, quest'uomo vale davvero 83 milioni di euro? Ora, messa così, come dire, la risposta verrebbe naturale, no. Però okay. Le mille vie del calciomercato sono misteriose. Bene, allora Davide, io vorrei coinvolgerti nella linea diretta e quindi nell'omaggio fatto dai nostri Very Normal People ad Andrea Camilleri. Allora, mi piacerebbe che la regia riproponesse quell'estratto che abbiamo mandato in onda nella prima parte sulla cultura, su cosa ha rappresentato la cultura per Andrea Camilleri, e mi piacerebbe ascoltare le parole di Davide Giacalone, che non solo per la sua per le sue origini siciliane, ma per quello che è, con la sua cultura, la sua capacità in maniera semplice di parlare da tanti anni alla gente, insomma, può commentare in maniera egregia le parole di Andrea Camilleri, che sono queste.
Qualche istante di pazienza e grazie a Ricky Aristarco che con Pio Ingegno ci segue qui a Milano in Radiovisione. Abbiamo Andy Ceccarelli come di consueto o quasi la mattina. Esatto, siamo pronti ad ascoltare questo passaggio e poi Davide Giacalone. Del resto proprio da Andrea Camilleri siamo partiti in apertura di rassegna stampa con i tantissimi titoli a lui dedicati. Ascoltiamo questo passaggio sul valore e il peso della cultura e dell'uomo di cultura. Sapere chi ce l'ha lo deve seminare come si semina il grano, buttarlo sulla terra, sugli uomini, il proprio sapere, spenderlo. Il sapere non deve essere un'elite. Davide, a te. Ma sapete, diciamo, Andrea Camilleri è stato un uomo di idee molto nette, molto forti e anche molto divisive. Molto divisive, insomma, su quelle diciamo litigò anche pesantemente con Leonardo Sciascia. Mi colpisce, però è stato un uomo anche di un uso della lingua che alla fine ha affascinato tutti, ha affascinato il pubblico. Un altro grande siciliano come Stefano D'Arrigo, l'autore di Orcinus Orca, lavorò molto sulla lingua. Però poi non ha colto storie più facili, storie più difficili. Il miracolo Camilleri è stato che è sbocciato. L'altro giorno parlavamo un po' scherzando dello sport, no? la vita un po' come una partita di tennis. Lui ne è la dimostrazione, perché la differenza tra il basket, il calcio, il tennis è che il tennis non ha un limite temporale, una partita dura fin quando più avanti deve arrivare alla conclusione. Camilleri ha avuto successo molto tardi, diciamo in età molto tarda, e non ha mai smesso di scrivere. Una delle cose che mi piaceva di più di quelle che andava dicendo era, dice, ma lei continua a scrivere libri? Dice, per forza, ha avuto successo a 70 anni, secondo voi mi fermo? Ma c'aveva perfettamente ragione, e infatti ha continuato a produrre. Nei giornali di oggi che commentano una morte annunciata, quindi diciamo i coccodrilli erano stati preparati a poter scrivere i Camilleri, mi colpisce molto questo paragone sempre Sciascia, Pirandello. Ora, e la Sicilia è vero che è un mondo, è vero che è un continente, però non è che poi diciamo la sicilitudine diciamo costringe a fare paragoni solamente con autori isolani. Anzi, Camilleri ha molto da essere paragonato con certi autori francesi, semmai. Come del resto capitò anche a Sciascia, perché poi la Sicilia è un territorio internazionale. Riverrà ricordato a lungo Camilleri, anche perché al di là dei suoi libri c'è ovviamente Montalbano, la televisione, la produzione, e quindi è entrato nelle case di tutti, e in questo ha certamente fatto un miracolo. Ricordiamoci sempre di tutti quelli che lui leggeva, che compulsava e che amava. E qui ha dedicato anche molta attenzione nella parte finale della sua vita nel tentare di farli conoscere agli altri, e che non hanno avuto la stessa fortuna di diffusione. Non si tratta di un fatto di mercato, è un fatto proprio di cultura profonda. Lui l'ha saputo rappresentare. Davide, grazie. Grazie naturalmente a Davide Giacalone. Lo ritroviamo domani, come sempre, per altri commenti. Buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona radio a tutti.